di esserci e soprattutto di, insomma, di fare una panoramica sulla nostra prima iniziativa. Diciamo che adesso il comitato sta nascendo, ha tante idee, ma essenzialmente cerca di coinvolgere quanto più è possibile gli altri genitori per migliorare un po' la scuola, per collaborare e dare il proprio contributo anche agli insegnanti e soprattutto per migliorare le condizioni dei bambini nella scuola. Allora, essenzialmente quello che ci interessa in questo momento è organizzare dei progetti riguardanti la cultura, magari riprendere quelle che erano le iniziative già gli altri anni dal punto di vista culturale, tipo la festa del libro, fare degli interventi magari con esperti, con specialisti di problematiche riguardanti comunque la scuola, l'integrazione, magari utilizzando anche delle persone che sono a Cervinara che si interessano già all'integrazione in un ambito un poco più ampio. Essenzialmente esserci e cercare di capire quali sono i problemi e vedere come poter dare una mano in generale. L'utilità del comitato, diciamo, è stata espressa perfettamente secondo me da Cinzia, cioè il senso è quello lì, dare un luogo, diciamo, di partecipazione per, in questo caso per i genitori, quindi con l'obiettivo principale della scuola e della struttura, organizzazione, ma tutto quello che è collegato, quindi anche amministrazione comunale, cioè tutto. Per me lo strumento del comitato, cioè il comitato è uno strumento per far stimolare un po' la popolazione, la cittadinanza a essere più consapevole delle cose che lo circondano. Poi l'obiettivo è quello di creare una bella platea, diciamo, di genitori, poi organizzati in un'associazione che, diciamo, come organismo, diciamo, di proposta ai soggetti che sono comune e scuola in primo luogo. Dopodiché capire nella dialettica dove possiamo essere d'aiuto, perché l'interesse è quello di essere d'aiuto, quindi ascoltandoci reciprocamente, diciamo.